Forum Sicurezza 2019, che è la quarta edizione. Come Forum Sicurezza ha un grande obiettivo, che sicuramente è quello di riuscire a intercettare sempre meglio il sistema sicurezza e tutti gli attori che lo compongono, quindi in maniera costruttiva, dal committente all'organo di controllo, all'organo direzionale, all'organo ministeriale, ai lavoratori e soprattutto ovviamente alla categoria degli architetti, degli ingegneri e dei geometri che mettono in pratica la sicurezza. Attraverso questa organicità c'è proprio l'obiettivo che Torino possa diventare la capitale della cultura della sicurezza, ma un obiettivo che noi riteniamo di poter portare avanti con la città, ovviamente un iter burocratico lungo e complicato che deve passare da un sì da Roma, ma noi crediamo che sia una strada possibile per mettere Torino al centro di questo tema, che ormai non è più soltanto di settore, ma è un tema etico ed è un tema che interessa tutta la cittadinanza. Torino sicuramente lo può diventare perché ha, ahimè, degli eventi nefasti nel passato, Thyssen, San Carlo, Darwin, ma anche un'interessante costruzione di progetto dal punto di vista dell'attenzione che la Procura ha avuto a questo tema, da professionisti illuminati che vi applicano, organi di controllo capaci. Ecco, magari sugli organi di controllo una criticità, un cortocircuito che avviene nel sistema sicurezza, io vorrei prodigarmi per migliorarlo, è quello che spesso c'è una distanza tra un approccio repressivo e non preventivo nei confronti dei professionisti. Quindi ogni tanto noi subiamo l'organo di controllo, mentre invece il medesimo, con le capacità che ha, potrebbe sicuramente migliorare la sua parte iniziale, quindi il preview, e non soltanto intervenire con lo strumento della sanzione.